Madre Stefania, questa è una chiesa ortodossa, siamo nel comune di Seminara. Ecco, tra poco ci sarà la Santa Pasqua, che è da voi, e una settimana dopo. Ecco, cosa si celebra dopo qui il giorno di Pasqua? Allora, come la Pasqua ortodossa ha suo tipico, suo canone, noi ci troviamo in periodo ancora di grande quaresima. Quindi la 20-28 sarà liturgia qua a mezzanotte, con la tradizione ortodossa. Facciamo una processione fuori dalla chiesa e poi inizia la Pasqua con le preghiere. Si apre la porta, come il Signore esce dalla tomba, e quindi con la gioia, con le accese candele, si entra in chiesa, inizia Santa Risurrezione, tutto canto, tutto splendido, tutto una grande gioia celeste, quindi perché è vinta la morte. Dopo la liturgia, perché il nostro monastero è un centro ortodosso per tutti gli ortodossi Sud Italia, per i rumeni, ucraini, russi, georgiani, siciliani ortodossi, calabresi ortodossi, vengono anche dalla mia patria. Dopo, come siamo in periodo di grande quaresima, non mangiamo latticini, quindi dopo la funzione, la liturgia, padre esce fuori e benedice tutti, diciamo, alimentari, i formaggi, uova colorate, perché è un simbolo della risurrezione. C'è una storia della Maria Maddalena, perché lei è prima visto Cristo risuscitato, quindi per dire quella gioia che ha visto Cristo risuscitato, lei aveva bianche uova a mani. Così, quando ha visto Apostolo, ha detto: Cristo è risorto, ho visto Cristo risorto, e uova bianca diventavano rossa, per questa verità. Perciò noi seguiamo sempre questa tradizione, coloriamo uova come una benedizione grande, che lo teniamo come custode alle nostre case, come una grande benedizione. Lei da quanti anni è che qui a Seminara dirige questa chiesa ortodossa? Io sono prima monaca dopo numerosi secoli, monaca ortodossa, sono quasi 12 anni qua in questa realtà. Quindi facciamo l'invito di venire domenica, non di Pasqua, ma l'altra, la Pasqua nostra, qui a Seminara, a mezzanotte, per la celebrazione di questa Pasqua ortodossa. Ortodossa, sì, grazie, benvenuti, perché questa è Magna Grecia, questa è terra bizantina, stata e ci sarà sempre, perché sono centinaia i santi di questa bella Calabria, bizantina Calabria, che stanno in cielo, vi aspettano, pregano per voi, per noi. Quindi buona Pasqua ai fratelli cattolici, romano-cattolici, che sono le due sorelle chiese, la chiesa ortodossa con la chiesa romano-cattolica. Quindi auguro un tanto sacco di buona volontà, di salute, di amare Cristo, perché senza Cristo non esiste niente, no?